Schia, piaccia, play, premi, like. Ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi, Mil, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto. Se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Traviti tutto e di più. Forza, fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi ci troviamo nella mia dashboard per farvi vedere ragazzi che questa notte è stata rilasciata la beta di Gran Turismo Sport che sarà in uscita il prossimo 18 ottobre. Questa beta ragazzi sarà giocabile solamente dal 9 di ottobre, quindi avremo tutto il tempo per scaricarla. Io l'ho scaricata, spero di insomma di giocarla, nel senso l'ho scaricata per giocarla ragazzi, per vedere com'è questo Gran Turismo Sport, per vedere un po' tutto. Quindi adesso andiamo ad avviare questa beta. Come state leggendo, dal 9 ottobre alle 11 si potrà giocare questa beta. Però comunque potrete già prescaricarla per avere tutto il tempo per godervi la beta. Quindi io l'ho scaricata, adesso avviamo questa beta e vediamo un po' com'è questa beta, come sono l'interfaccia, com'è un po' tutto insomma, no, della beta. Quindi andiamo a vedere. Allora ragazzi, diciamo che a mio avviso la Polyphony ha fatto un gran lavoro quest'anno, anche se dei rumor su internet o anche comunque persone dicono che diciamo questo Gran Turismo sarà un po' una sola, perché comunque avrà meno della metà delle auto che c'erano nei Gran Turismo precedenti. Alcuni dicono che sarà una sorta di Prolage, non so se chi se lo ricorda, il Gran Turismo Prolage, che comunque aveva pochi veicoli, pochi tracciati, poche piste disponibili, insomma poche cazzate. Però non so, io non sono dello stesso parere, perché comunque Gran Turismo rimane sempre il buon vecchio Gran Turismo, il buon vecchio simulatore di guida, uno secondo me tra i più belli. Non dico il più bello, perché magari sicuramente ce ne saranno altri più belli, però io sono legato parecchio a questo gioco, perché ho incominciato a giocare a Gran Turismo da quando avevo la PlayStation 1 ragazzi, e quindi diciamo sono molto legato. Ho comprato tutti i Gran Turismo, l'1, il 2, il 3, il V-Spec, insomma ho comprato il 4, li ho comprati tutti ragazzi. Ho comprato tutti i Gran Turismo, anche il Prolage, mi dirò anche il Prolage. Diciamo li ho giocati un po' tutti. E come buon tradizione voglio magari giocare anche questo, anche solo in demo, non so se lo comprerò, perché comunque vorrei verificare se questi rumor, se queste diciamo voci sono fondate, anche se secondo me, anche se fossero fondate, voglio dire, il Gran Turismo, come ho già detto, rimane sempre Gran Turismo, rimane sempre un gran gioco. Non so se state guardando in video, ma voglio dire ragazzi, non è che stiamo a parlare di pizze fighi, stiamo a parlare di Gran Turismo, un cazzo di gioco che ha fatto la storia dei simulatori di guida, ok? Questa diciamo è, sono delle cinematiche di Gran Turismo, sono comunque delle diciamo delle animazioni, chiamiamole così, insomma, no? Comunque già qui promette bene. Poi comunque c'è il pezzo in cui si vede il tracciato che sta per arrivare, in cui si vedono i tracciati, in cui si vede la giocabilità del gioco, com'è il gioco in sé. Io adesso non so, non voglio pensare che il gioco sia realmente così come le immagini che stiamo vedendo in video, perché
sarebbe un'assurdità pensare a una cosa del genere, anche perché se fosse realmente così, ragazzi, sarebbe il top, questo è ovvio. È chiaro che non è e non sarà così, almeno per il momento, poi forse magari in un lontano futuro ci può stare che con il 4K, con tutte le tecnologie che ci saranno, ovviamente magari ci sarà la possibilità di avere un Gran Turismo a questi livelli. Però, come dicevo, già adesso non è deludente, non è un Gran Turismo da buttare via. Ecco, come state vedendo, questi sono dei brevi filmati che se scaricate la beta potrete vedere anche voi. E a me non mi sembra proprio per niente male, ragazzi, come gioco. Poi, indipendentemente dagli ingordi che vogliono un botto di auto, perché magari dicono questo ha meno auto, ragazzi, qui rimaniamo sempre nella storia che uno è abituato male. Magari ci sono meno auto, ma la de definizione grafica, la giocabilità è migliorata e uno sta lì a guardare sempre l'aspetto materiale, voglio, 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 quando magari a livello grafico, il comparto grafico e il comparto comunque della giocabilità è migliorato e magari saranno diminuiti i contenuti. Ci può stare, ragazzi. Quindi non è che dobbiamo stare lì sempre a dire io voglio, voglio. Se nel Gran Turismo 5 c'erano 1000 macchine e adesso ne voglio 2000. Ragazzi, non è così che funziona. Però purtroppo alcune persone non lo capiscono. Alcune persone che io ho anche sentito mi hanno già detto: ma io non lo comprerò perché ci sono meno auto, perché si dice, perché alcuni hanno detto, si pensa, ragazzi, per valutare dobbiamo solamente aspettare la data di uscita del gioco, che è il 18 settembre, il 18 ottobre, scusate, e da lì in poi potremo valutare noi stessi che cos'è veramente questo gioco. Io non so se lo comprerò, ragazzi, intanto giocherò questa beta. Non so se lo comprerò, ma non perché non mi piace o perché devo valutare. No, io non c'ho un cazzo da valutare. Il gioco mi piace, però non penso di comprarlo appena uscito, perché vorrei comprare la Deluxe Edition, non vorrei comprare l'edizione normale. Come avete visto all'inizio video, ci sono due tipi di Gran Turismo Sport, la Deluxe e l'altra versione, la versione standard. Io vorrei prendere la Deluxe, quindi non so. Magari può essere che a inizio novembre prendo la Deluxe Edition e giocherò un po' anche a Gran Turismo, qualche garetta, insomma, non ci fa male. Detto questo, ragazzi, spero che questa notizia, questo video vi siano piaciuti. Spero che, diciamo, con questa beta vi si chiariranno le idee. Spero che andrete a scaricare la beta, ma non tanto per me quanto per voi stessi, perché magari vi piace il gioco. Non sapevate che questa notte è stata attivata questa beta, ora lo sapete. Quindi, per tutti gli appassionati, andate a scaricare la beta e quando sarà il giorno 9 ottobre potrete fare un bel giro in Gran Turismo, ragazzi. Detto questo, vi lascio un saluto, al prossimo video. Ciao a tutti. Shady, my noodle is cock-a-doodle, my clock's cuckoo, I got screws loose, yeah, the whole kit and caboodle, I'm just brutal, it's no rumor, I'm numero uno, assume it, there's no humor in it, no more you know.